Oggi è stata la volta della Gran Sasso Acqua. Qual è stato il punto su cui, il punto dirimente di questa convocazione? Ma il prospetto che abbiamo dato e che abbiamo reso, credo, a tutti i membri della Commissione è quello di una società in salute che sta affrontando questo momento di congiuntura economica difficile in maniera assolutamente sana e razionale e lo sta attraversando anche brillantemente. Alcune scelte si sono rilevate strategiche, come quella per esempio negli anni di affidarsi a un consulente energetico che ci ha consentito di tenere i prezzi fissi bloccati dell'energia fino al febbraio 2022. Adesso, dal febbraio 2022, avremo il problema anche noi, diciamo, dell'energia elettrica. Speriamo di aver passato, diciamo, la fase più critica e di andare verso una normalità che in questo momento è auspicata da tutti. Per quanto riguarda il bilancio, chiunque sa leggere un bilancio pubblico capisce che questa è una società in salute, che ha patrimonialità, ha liquidità. E ha liquidità che peraltro non è giacente, è una liquidità che è investita, per cui abbiamo diversi interventi che sono finanziati sui vari collettori fognari, abbiamo i depuratori di Lucoli, Dorni in parte Scoppito, che stanno avanzando, insomma, così come i costi del personale sono costi assolutamente nei parametri. Abbiamo tre interinali rispetto a società di gestione che hanno presentato un quadro con 110 interinali, noi ne abbiamo solamente tre. Abbiamo da poco fatto molte assunzioni e nonostante ciò le assunzioni abbiamo garantito i costi della la copertura per le assunzioni. Il compito ovviamente è difficile, cerchiamo di portarlo avanti anche in questi anni. La società è piccola ovviamente, quindi deve organizzarsi rispetto a tutto, ma credo che nulla si possa dire sulla Gran Sasso Acqua e sul suo stato di salute. La sua opinione su questa commissione d'inchiesta la ritiene che fosse necessaria? Ma non so se è necessaria, però sicuramente confrontarsi, capire, contaminarsi, ecco, forse è la parola giusta, sia anche un quadro generale più reale, no? Quindi si capiscono quali sono le esigenze. Forse quello che manca, che si è capito anche all'esito di questa commissione, è un coordinamento vero e proprio. L'ERSI negli ultimi anni è stata più una società che si è occupata esclusivamente del controllo, essendo invece di meno la società che mette in relazione le società di gestione, che dà un'opportunità, che fa cogliere opportunità in più. Anche sui progetti del PNRR passa tutto per ERSI, quindi si capisce qual è l'importanza di una società che dovrebbe in qualche maniera essere un po' più rispondente a queste esigenze. Chiaro che capiamo anche che anche loro hanno difficoltà di personale all'interno, pur essendoci ottime persone, ottimi professionisti dentro che vi lavorano, però insomma bisognerebbe migliorare sotto questo aspetto.